Sono giorni difficili in Medio Oriente, in Europa, sono giorni difficili a livello mondiale. Intere aree del pianeta sono di colpo incendiate e quando c'è un incendio il rischio è sempre lo stesso, no? Che le fiamme volino troppo velocemente da un albero all'altro e che alla fine l'incendio non si riesca a domare. Noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per evitare quel rischio. E voi siete parte di quello che noi possiamo fare, no? Dobbiamo fare tutto il possibile, siete parte di quel possibile, siete il fossato, la barriera di sabbia che aiuta a non far progredire l'incendio. E tutta l'Italia ne deve essere consapevole. L'Italia deve essere consapevole di quello che garantite con i vostri sacrifici. According to the World Food Programme, roughly 70% of the population in northern Gaza is facing catastrophic hunger. However, efforts to deliver life-saving assistance to the north have been impeded by access constraints and the ongoing fighting. This month, the World Food Programme was only able to send 11 convoys to the north, bringing food to some 74,000 people. Given the colossal needs, daily deliveries will be needed to halt famine. Be patient with them. They have a point. We need to get a lot more care into the Gaza. But folks, le donne e gli uomini dell'aeronautica militare rappresentano una risorsa preziosa e ad essi l'ARMA dedica attenzione nella formazione e nell'addestramento, anzitutto ispirando queste ai valori della Costituzione, alle tradizioni della Forza Armata, alla consapevolezza del ruolo svolto al servizio dell'Italia e della comunità internazionale, in un contesto, come prima ricordavo, sempre più complesso e impegnativo. Vigeva la consuetudine che coloro che avevano avuto durante l'anno motivi di astio, di lite, facessero la pace. E anzi la gente si incontrava e anche se si conosceva appena per strada, si abbracciava. Perché il senso della Pasqua come festa certamente religiosa, certamente per questo chiamata Santa Pasqua, era però anche una festa laica della pace. Mai come in questo momento occorre una festa della pace per ciascuno di noi e per il mondo. Questo è l'augurio che penso sia giusto rivolgere a tutti voi e più vastamente del Senato. Sì, l'8-9 aprile a Trieste ci sarà la seconda edizione di Selecting Italy, l'evento per l'attrazione degli investimenti delle regioni italiane con una grande partecipazione del governo. C'erano il ministro Giorgetti, il ministro Tajani, il ministro Urso, il ministro Zangrillo, il vice ministro Valentini e poi tanti rappresentanti del mondo delle regioni e delle imprese. Vogliamo raccontare un sistema paese come opportunità a livello globale per investimenti al fine di cambiare forse quella novella per la quale l'Italia è il paese della bellezza, sicuramente, dell'arte culinaria, del turismo, dell'architettura, ma anche il paese in realtà dell'innovazione dell'impresa.